Avanti. Sì, venite. Vi siete registrati? Sì, è solo che non capisco come. Ok. Join meeting. Cos'è l'invito che abbiamo fatto lì? Start. Ma io già qui ho Ah, fatto ok, già sei dentro. e c'è solo. Perché tu non. Dove Sono qua. sono? C'è Federico. Lui è dentro un altro meeting, forse. Aspetta, vedo tutto di nuovo. Ciao Federico, sono Sasha Gati. Dovresti aprire il microfono, o sono io il problema o sei tu? Perché Allora. quando si entra generalmente il microfono è sconnesso. Aspetta che ti rimando l'invito. Aspetta che ti rimando l'invito. Ecco, adesso dovreste. Allora si parlerà, gli esperti parleranno di aritmia in età pediatrica, di bradicardia, scusate. Ricordo che il sistema di eccitoconduzione è già formato intorno all'undicesima settimana di vita fetale. Il sistema di conduzione è costituito, come tutti sappiamo, dal nodo senotriale, nodo atrioventricolare, fascia Diss e branche, ha la caratteristica di essere costituito da cellule calciodipendenti che hanno una capacità di depolarizzazione spontanea, cosa che invece non ha il miocardio comune. E quindi proprio per questo motivo il ritmo cardiaco è dettato dal sistema di conduzione. Lo sviluppo normale del sistema di conduzione, in particolare del nodo atrioventricolare del fascio Diss, dipende dalla concordanza atrioventricolare, da un corretto allineamento dei setti, sia interatriale che interventricolare, e dalla completa chiusura del canale atrioventricolare. Per cui ci sono una serie di cardiopatie congenite, nelle quali non mi addentro, che possono determinare un decorso abnorme o una dislocazione del sistema di conduzione, con relative conseguenze. L'elettrocardiogramma neonatale è sicuramente lo strumento più semplice e di facile esecuzione per identificare non solo le bradicardie, ma per identificare precocemente tutti i possibili piccoli pazienti a rischio di aritmie potenzialmente letali già dal primo anno di vita. Ci può permettere di riconoscere situazioni a rischio di sviluppo di altre aritmie come le sindrome di preeccitazione, oppure cardiopatie congenite, oppure alterazioni dell'elettrocardiogramma come la sindrome del QT lungo. E questo è molto importante perché per molte di queste situazioni che si possono diagnosticare in epoca neonatale con un semplice elettrocardiogramma, c'è una terapia efficace che può ridurre sicuramente la mortalità. Bradicardia, la definizione di bradicardia secondo le società scientifiche che si occupano di questo argomento è chiaramente una frequenza cardiaca al di sotto dei limiti normali rispetto al range delle frequenze relative dell'età, al livello di attività e alle condizioni cliniche del bambino. Noi sappiamo benissimo che tante cose che vediamo nell'elettrocardiogramma del bambino che sono normali non lo saranno per l'adulto, così come cose normali per l'adulto non possono non esserlo per il bambino. Una di queste cose è la frequenza cardiaca, che come vedete è crescente dalla quinta dopo la dodicesima settimana di gravidanza ed è normalmente elevata con un range tra 90 e 180 battiti al minuto nel neonato, per poi andare a poco a decrescere con l'avanzare dell'età. La bradicardia può essere sintomatica o asintomatica. Quella sintomatica è caratterizzata da una frequenza inferiore a 60 battiti al minuto associata a compromissione cardiopolmonare. E nei lattanti e nei bambini è un segno prognostico sfavorevole di arresto cardiaco imminente, soprattutto se associata a ipotensione o evidenza di ipoperfusione tissutale. Per cui, se nonostante ossigenazione e ventilazione la frequenza si mantiene al di sotto dei 60 battiti al minuto in un bambino o lattante, bisogna iniziare la rianimazione cardiopolmonare. La bradicardia si divide anche in primaria e secondaria.
Bradicardia primaria è quella dovuta a patologie cardiache che rallentano la frequenza di depolarizzazione delle cellule pacemaker o che rallentano la conduzione. E cause di bradicardia primaria possono essere anomalie congenite delle cellule del sistema di conduzione, del seno del sistema di conduzione, lesioni chirurgiche sempre del nodo del seno del sistema di conduzione, cardiomiopatie o miocardite. Bradicardia secondaria invece è quella dovuta a patologie non cardiache che però alterano il normale funzionamento del cuore, quindi o rallentano il nodo del seno o la conduzione attraverso il nodo atrioventricolare. E le cause di bradicardia secondaria più frequenti nei bambini sono queste: ipossia, acidosi, ipotensione, ipotermia ed effetti farmacologici. Io non vi dico altro perché ci sono persone di gran lunga più esperte di me che vi parleranno di questo. Mi piace concludere solo con questa immagine elettrocardiografica, perché questo può succedere nei bambini, come succede spesso degli adulti, di qualcosa che magari viene interpretata non correttamente. Questo per esempio è l'elettrocardiogramma di un neonato con un'extrasistolia atriale bigemina con blocco, extrasistoli non condotte, che può simulare una bradicardia. Vi ringrazio, non so a chi passo la parola, perché non so chi, penso ad Elio Caruso. Sì. Allora, grazie professoressa per l'introduzione, sono molto contento di averla qui. Adesso inizierò e spero di essere breve con la mia relazione. Allora, qui vado. Allora, generalmente è chiaro che l'elettrocardiogramma, come? Elio, devi condividere lo schermo. Riuscite a vedere le slide? Devi condividere lo schermo. Un attimo. Adesso mettilo in presentazione. Perfetto. Allora, come dicevo, sicuramente l'elettrocardiogramma e il sistema di conduzione è prettamente diverso dal bambino alla donna in gravidanza. Come già detto, nel sistema di conduzione nodo issiano, il nodo del seno si trova in alto, nel lato destro, alla giunzione della vena cava superiore. Dal nodo del seno si dipartono dei fasci, in maniera detta così molto semplice, le fasce elettrici che vanno ad elettricamente irrorare tra virgolette gli atri e arrivare al nodo atrioventricolare per poi arrivare al fascio di His e alle branche, come già detto. Il sistema di conduzione del nodo atrioventricolare si trova all'interno del triangolo di Koch e, come già detto, dal triangolo di Koch, da dove c'è il nodo atrioventricolare, si diparte quindi il fascio di His, la branca destra e la branca sinistra. Ognuno di questi ha una velocità di conduzione intrinseca propria che dipende dal neonato all'adulto. Se noi immaginiamo, vedete qui, un albero capovolto, vedete che le radici che sono in alto rappresentano il miocardio atriale, il tronco è rappresentato dal setto fibroso atrioventricolare, mentre i rami rappresentano il fascio quindi di His e le loro branche. Allora, la contrazione dei miociti primitivi inizia molto precocemente, inizia prima della formazione di un tessuto di conduzione specializzato, ma è priva di ritmicità. Il tubo cardiaco, che ancora non ha il sistema di looping, produce delle lente contrazioni ritmiche, che sono quelle utili alla propulsione del sangue in maniera unidirezionale. Da un punto di vista embriogenetico, perché stiamo parlando ultimamente anche col professore Anderson, un po' questo ci sveglia la mente, perché da dove provengono questi tessuti? Sicuramente noi abbiamo un tubo cardiaco primitivo, da questo tubo cardiaco primitivo, che ha una base inferiore ed un apice superiore, abbiamo tre anelli. Dall'anello del seno atriale si sviluppa il nodo del seno, dall'anello superiore si sviluppa il nodo atrioventricolare e dall'anello ancora superiore bulbo ventricolare la rete che poi va ad irrorare i ventricoli elettricamente. Questo quando avverrà il looping, nel momento in cui avverrà il cosiddetto
looping normale, quindi si svilupperanno quello che è, come vedete in basso qui, sia il sistema di conduzione che le normali camere cardiache. Allora, da un punto di vista delle cardiopatie congenite, sappiamo che il sistema elettrico può essere assente, duplicato, malformato, completamente dislocato, o, come diceva la professoressa Calvi, possono esserci delle connessioni anomale da via accessoria che causano però non bradicardie, ma tachicardie. Allora, questa immagine voi vedete una di quelle cardiopatie congenite più frequenti, che è il difetto interventricolare perimembranoso sottoaortico, dove il nodo atrioventricolare ha una normale localizzazione a livello del triangolo di Koch, però le branche destra e sinistra variabile localizzazione. Questa è una delle cardiopatie più frequenti, da un punto di vista anche chirurgico, post-chirurgico, di bradicardia nonché di blocco atrioventricolare. Il canale atrioventricolare completo, e questo lo dico per tutte le cardiopatie congenite, complesse e non, possono avere alterazioni, come già detto dalla professoressa, del sistema di conduzione. Che il sistema di conduzione spesso è molto superficiale in queste cardiopatie. Nel canale atrioventricolare completo, il nodo atrioventricolare, soprattutto la via slow del NAV, si trova nella posizione postero inferiore. Quindi, quando i chirurghi andranno a fare un patch a sandwich di questa cardiopatia, è chiaro che all'assenza dell'ossium primo e della valvola atrioventricolare unica, nonché quindi della crux, possono alterare quello che è il sistema di conduzione elettrico. L'atresia, come già detto, della valvola tricuspide è una di quelle cardiopatie che possono avere un tessuto di conduzione molto simile a tutti quelli che sono i difetti del setto interventricolare isolati. Il nodo atrioventricolare spesso si trova nella stessa posizione, però le branche possono avere delle localizzazioni diverse a seconda della volumetria e dell'atrializzazione del ventricolo destro, dell'atrio destro. La trasposizione congenitamente corretta, ovvero a doppia discordanza atrioventricolare e ventricolo arteriosa, è una cardiopatia congenita complessa che è caratterizzata da una dislocazione del nodo atrioventricolare ed è una di quelle cardiopatie congenite che sicuramente possono dare blocco atrioventricolare sia in epoca fetale che durante la nascita e quindi anche durante un cateterismo cardiaco. Un esempio mi è capitato alla Stanford University durante un cateterismo cardiaco diagnostico di una trasposizione congenitamente corretta. Allora, qua entriamo in un capitolo molto complesso che abbiamo, come già detto, col dottor Agati affrontato recentemente, le eterotassie. Cioè, il problema delle eterotassie, cioè tutto quello che va al di là del situs solitus, si chiama eterotassia, quindi somerismo destro e somerismo sinistro, purtroppo vanno incontro a quelle che sono delle bradiaritmie o delle tachicardie. In ambito delle bradiaritmie, diciamo che quello più frequente è la disfunzione del nodo del seno e il blocco atrioventricolare avanzato o completo. Se noi vediamo questo esempio, questo è un isomerismo sinistro e questo è un isomerismo destro, che cosa succede nell'isomerismo? Abbiamo sicuramente un difetto di lateralizzazione. Isomerismo sinistro vengono duplicate tutte le sezioni di sinistra, isomerismo destro tutte le sezioni di destra. Da dove viene il nodo del seno? Il nodo del seno si trova a destra. Chiaro è che nell'isomerismo sinistro, che vengono duplicate tutte le sezioni di sinistra, il nodo del seno può essere assente. Può essere ipoplasico, può essere ectopico, generalmente assente nel 50% dei casi. Può avere anche una dislocazione abnorme, inferiore, posteriore, e quindi possiamo andare incontro anche a disfunzione del nodo del seno o talora anche a blocco atrioventricolare. Questo è un esempio di isomerismo destro. Se voi vedete in rosso, questi sono due nodi atrioventricolari ed è un doppio nodo, superiore e inferiore, che stavolta più che causare bradicardia, sappiamo che può causare una tachicardia reciprocante atrioventricolare, che nei pazienti adulti che si chiamano Gucci può andare incontro, diciamo, a tachicardia da essere sottoposta ad ablazione. L'isomerismo è una delle più grosse difficoltà per noi cardiologi, perché individuare dove si trova elettricamente il sistema di conduzione è davvero difficile. Questa slide è una slide del professore Anderson. Il professore Anderson ha analizzato questi 35 cuori da un punto di vista autoptico e voi vedete che
questa parte è l'isomerismo sinistro, questa parte è l'isomerismo destro, in verde c'è tutto il sistema di conduzione che è estremamente variabile. Quindi noi non aspettiamoci che il nodo del seno o il nodo atrioventricolare, le branche, si trovino nella posizione classica, nella posizione che noi ci aspettiamo, ma può avere delle localizzazioni, soprattutto non solo localizzazione, ma anche morfologie totalmente diverse. Da dove nasce questo problema? Il problema sicuramente è genetico. Quali sono i geni attualmente che sono coinvolti nella migrazione del sistema elettrico del cuore, nonché della dislocazione del sistema di conduzione? I geni più importanti sono NKX2.5 e il GATA5. Lo vedremo anche più avanti. Vedete, questo è un esempio di isomerismo destro. Vediamo un nodo atrioventricolare anteriore, un nodo atrioventricolare superiore con un fascio di Mönckeberg che unisce entrambe, e come già detto questo può causare una tachicardia da rientro. Entrambe le branche possono avere diverse morfologie, ma non entriamo in dettaglio perché l'isomerismo destro è più propenso a dare tachicardia. Come vedete, sempre nell'isomerismo destro, qua abbiamo sempre questi due nodi, questa è un'immagine presa da Walsh, un ventricolo destro a doppia uscita sottoposto sostanzialmente ad un'ablazione con risoluzione della tachicardia reciprocante. Allora, da un punto di vista fetale, allora, quali sono i geni che causano le cardiopatie congenite e le malformazioni del tessuto elettrico? GATA 4, NKX52, il TBX3, il TBX5, nonché recentemente il professore Anderson ha detto che il TBX18 potrebbe essere correlato a quello che è un'anomalia embriologica anche del polo sistemico. Parlando del polo sistemico, possiamo parlare quindi anche della vena cava superiore, nonché del nodo del seno. Le malformazioni genetiche possono intrecciarsi con quelle che genetiche, quindi del sistema elettrico, possono intrecciarsi con quelle che sono le cardiopatie congenite complesse. Allora, passando alle aritmie fetali, noi possiamo dire che hanno un'incidenza alle bradicardie dall'1 al 3%. Quando abbiamo idrope fetale, scompenso cardiaco e morte intrauterina, questo per noi rappresenta un impatto clinico importante. Come definizione, riferiamo una tachicardia e definiamo quando una frequenza cardiaca fetale è superiore a 180 battiti al minuto. Per bradicardia, la frequenza cardiaca è inferiore, generalmente 100-110 battiti al minuto. Sono i valori che ci preoccupano. Allora, qual è il gold standard attualmente nel 2020? È l'ecocardiografia fetale, non tanto la cardio RMN fetale. Quindi il classico modo per calcolare la frequenza cardiaca atriale e ventricolare non è altro che posizionare un M-MOD tra l'atrio e il ventricolo, un Doppler pulsato nell'inflow o nell'outflow. Questo esempio di un calcolo, vedete voi qua, di una frequenza ventricolare e quindi di un ciclo di 433 millisecondi e quindi il calcolo della frequenza ventricolare. Questo che vedete voi in alto a destra non è altro che un blocco atrioventricolare completo, quindi diagnosticato con l'M-MOD, che attualmente, ripeto, è la metodica che noi utilizziamo, gold standard, per fare la diagnosi. Allora, la risonanza cardiaca magnetica è una cosa per noi non ancora fattibile, ma futuristica. La cosa più importante potrebbe essere anche nello studio del QT lungo, dei BAV, della tachicardia parossistica sopraventricolare, nei VV fetali, ma capiamo che la risonanza magnetica cardiaca fetale richiede chiaramente la sedazione del feto e il tutto diventa più complicato, quindi l'ecocardio rappresenta il gold standard. Allora, questo è quello che abbiamo un po' detto e che vale anche nell'ambito pediatrico. Il bigeppinismo atriale bloccato, come detto già dalla professoressa, è una pseudobradicardia. La bradicardia sinusale è molto frequente in epoca fetale e il blocco atrioventricolare può essere di diversa natura. Scusate che si è bloccata la cosa. Allora, il bigeppinismo atriale bloccato, la frequenza cardiaca fetale generalmente sui 75-90 battiti al minuto, la diagnosi differenziale entra
con il BAV atrioventricolare di secondo grado, il rischio di tachicardia prossistica sopraventricolare aumenta del 10% quando c'è il bigeminismo atriale bloccato, l'ecocardio fetale va ripetuto e va monitorato settimanalmente. Chiaramente vanno ridotti da parte materna tutti i fattori di rischio scatenanti, come ad esempio la caffeina. Cosa si fa? Non si fa nulla, nessuna terapia. Questo è un esempio di bigeminismo atriale bloccato. Vedete voi una sequenzialità di M-MOD atrioventricolo, questa è un'extrasistola atriale non seguita dal ventricolo. L'alternanza del ciclo atrio-atrio-atrio sicuramente non è costante come nel blocco 2 a 1 e quindi qua si parla di bigeminismo atriale bloccato. Le bradicardie sinusali sono frequenti nel primo e nel secondo trimestre, hanno un rapporto atrioventricolare 1 a 1. Quali sono le cause? Il distress fetale, cioè farmaci, ipotensione materna, compressione del funicolo, e qui i ginecologi, come il nostro ginecologo di riferimento, che è il dottore Di Nuzzo, ci può dare più informazioni, la disfunzione del nodo del seno, quindi infezione da parvovirus, da TORC, e quelle che sono le cardiopatie già dette come l'isomerismo atriale sinistro. È chiaro che le canalopatie possono incidere in quelle che sono le bradicardie sinusali. Il blocco atrioventricolare completo. Allora, abbiamo un'incidenza di 1 ogni 20.000 nati vivi. Il BAV isolato ha una mortalità del 18-43%, quando associato a cardiopatie congenite complesse, questo rischio aumenta dell'80%. Può essere immunomediato, quindi da autoanticorpi, come antilupus, associato a cardiopatie congenite 50-55%, o a canalopatie, e vedete che c'è il blocco funzionale 2 a 1 nella sindrome da QT lungo. Questa è la differenza della pseudobradicardia. Vedete che le onde atriali all'M-MOD sono perfettamente costanti e 2 a 1 seguite dal ventricolo rispettivamente in maniera esatta. Il blocco atrioventricolare può essere immunomediato, abbiamo detto, 0,5-0,6 su 1000 nati vivi. Il rischio di BAV fetale è dall'1 al 5%. Abbiamo il rischio di ricorrenza nella stessa gestante da 16 a 25%. Quando si associano delle patologie da ipotiroidismo, il rischio di blocco atrioventricolare sicuramente almeno 9-10 volte più alto del normale. Allora, questa è una flowchart. La flowchart noi la rispettiamo, è vero, ma cosa sottolineiamo di questa flowchart? Abbiamo un blocco atrioventricolare 2 a 1, abbiamo un blocco completo. Che cosa facciamo? Regoliamoci sulla frequenza. Sicuramente i ginecologi ci sono d'aiuto perché ricoverano, noi abbiamo un sistema collegato con la ginecologia, ci aiutano nel somministrare quello che è il desametasone, che è un maggiore trofismo nel sistema di conduzione, e il blocco atrioventricolare completo è una di quelle cardiopatie congenite che ci fa paura. Ci fanno meno paura quelle che sono le tachicardie parossistiche sopraventricolari facilmente gestibili con gli antiaritmici. Quando noi abbiamo idrope fetale, allora è lì che noi dobbiamo stare attenti sui farmaci da somministrare e sulle indicazioni al parto e al taglio cesareo. Il blocco atrioventricolare immunomediato in epoca di gravidanza richiede un follow-up chiaramente settimanale in classe 1A. Il desametasone lo utilizziamo ad un dosaggio da 4 a 8 mg al giorno perché riduce la flocosi, evita la progressione del blocco e la regressione del BAV di secondo grado, è efficace sulla idrope fetale, sulla fibroelastosi endocardica. Certo che può avere delle complicanze materne che ci riferiscono i ginecologi, soprattutto il diabete mellito materno può bloccare la crescita, può avere effetti collaterali sul sistema nervoso centrale, ma chiaramente noi mettiamo sui piatti della bilancia quello che è l'urgenza aritmica, in questo caso bradiaritmica. Ci sono altri farmaci che possiamo utilizzare come i simpaticomimetici se la frequenza cardiaca è al di sotto dei 55 battiti al minuto, e il salbutamore o la terbutalina. Allora, il blocco atrioventricolare è immunomediato, poi abbiamo il blocco atrioventricolare associato a cardiopatie congenite, abbiamo detto trasposizione congenitamente corretta, isomerismi. Anche qui facciamo i farmaci simpatico-mimetici se la frequenza è inferiore a 55 battiti al minuto. E considerando quello che sono invece le canalopatie, che è soprattutto dovute alla sindrome del QT lungo, che danno un blocco funzionale 2 a 1,
Anche qui noi facciamo un controllo nel nostro ambulatorio dedicato di ecocardiografia fetale settimanale. Evitiamo di utilizzare farmaci che prolungano il QT e chiaramente questi pazienti sono a rischio di tachicardia ventricolare. Il blocco atrioventricolare dà delle complicanze, sono l'idrope, sono la fibrillastosi endocardica, il versamento pericardico, la cardiomiopatia da miocardite immunomediata. Quali sono i fattori di rischio per idrope? Quando la frequenza si riduce al di sotto dei 60 battiti al minuto prima della 28ª settimana, sotto i 50 battiti al minuto dopo 28 settimane di gestazione o quando ci sono associate cardiopatie congenite. L'insufficienza delle valvole atrioventricolari sicuramente è un outcome, ha una prognosi, diciamo, sfavorevole per tutte quelle che sono le cardiopatie congenite. Questo è un esempio di idrope fetale, vedete, questo è tutto un versamento, in questo caso non è una bradicardia ma una tachicardia. Vedete che questo è tutto versamento, ora vedrete il cuore ha una tachicardia sopraventricolare, questa è tutta l'idrope fetale. Allora, io ho messo queste diapositive perché per me è importante sì gestire queste pazienti, ma noi dobbiamo prevedere, dobbiamo proiettarci nel futuro. Che cosa può esistere, diciamo, per risolvere il blocco atrioventricolare congenito a parte i farmaci? Allora, sono stati descritti, anzi vi farò vedere prima questa slide, perché nel 1994 è stato fatto il primo pacing intrauterino. Cioè, cannulando la vena ombelicale, è stato posizionato con un ago di 20 G, è stato posizionato un pacing, e questo pacing ha portato una frequenza a 140 battiti al minuto, e il primo lavoro è stato nel 94, ma nel 2017, se voi vedete, è stato fatto un approccio che mi auguro possa essere fatto in Italia e con la collaborazione anche del nostro centro e di altri centri, con un approccio subxifoideo dove vengono posizionati gli elettrodi epicardici temporanei sul ventricolo destro. Questa è una procedura salvavita che mantiene però la circolazione utero-placentare, cioè il bambino viene comunque non estratto, ma viene collegato e viene rilasciato e viene lasciato alla circolazione utero-placentare. Il primo caso è stato nel 1990. Questo è il futuro, questo è stato fatto sugli animali. Esistono dei micro pacemaker, probabilmente, questo, sulle pecore è stato eseguito, le prospettive future. Cerchiamo di identificare quello che è un sistema di stimolazione che può avvenire in gravidanza affinché si possa evitare quello che siano i blocchi atrioventricolari completi che possono generare quindi anche idrope fetale ed evitare quelle che sono le complicanze neonatali. Adesso io passerei la parola alla dottoressa Anita Catavorello, che è una collega della ginecologia dell'ospedale San Vincenzo nostro, qui da noi abbiamo il direttore Salvatore Di Nuzzo che sta dietro di me e che, al quale do comunque un po' di spazio per visibilità. Anita presenterà un caso clinico che è un caso clinico che ci ha coinvolto direttamente. Prego Anita. Sì. Buonasera a tutti, mi sentite? Sì. Sentiamo. Okay, perfetto. Buonasera a tutti, ringrazio gli organizzatori di questo webinar per l'invito, il dottore Agati, il dottore Caruso e il mio responsabile lì presente, il dottore Di Nuzzo. Inizio un attimino, vediamo se riesco a recuperare. Aspetta un attimo. Perfetto, vedete la relazione? No. Elio, devi chiudere la tua presentazione. Sì. Devi chiudere la condivisione dello schermo, adesso Anita lo può fare. Ok, lo faccio subito. Condividi il tuo schermo. Ok, sì. Okay. Adesso vedete? Perfetto. Ok.
Allora, dicevo, io interverrò all'interno di questo webinar in una veste un po' diversa rispetto agli altri colleghi, proprio perché in veste di ginecologa. È importante però nella gestione delle pazienti alle quali è stata effettuata una diagnosi prenatale di patologia fetale di questo tipo, la gestione appunto effettuata dall'equipe, quindi in collaborazione la collaborazione fra ginecologi e cardiologi pediatri, come avviene nel nostro ospedale. Io presenterò un caso clinico che abbiamo trattato nel settembre del 2019, un caso proprio di bradiaritmia fetale. Veloce cenno, giusto per riportarci quali sono i tipi di bradiaritmie fetali che possiamo appunto riscontrare, così come detto ampiamente dal dottore Caruso, quindi la bradicardia sinusale, il bigeminismo atriale non condotto e il blocco atrioventricolare di grado avanzato o completo. Queste tre possibilità le riprenderemo poi verso la fine della relazione. Quindi vado al caso clinico, quindi una paziente di 36 anni che non aveva nulla di rilevante all'anamnesi patologica remota e prossima, in anamnesi ostetrica un aborto spontaneo nel 2016 e un taglio cesareo nel 2018 con un bambino nato sano di sesso maschile con un peso di 4 kg, si presenta la nostra osservazione in gravidanza alla 32ª settimana più 2 giorni di amenorrea. Facciamo un piccolo cenno agli esami eseguiti nella gravidanza in questione, in particolare l'ecografia del primo trimestre che risultava nella norma con epoca gestazionale corrispondente, lo stesso per l'ecografia del secondo trimestre, quindi la morfologica. Andiamo quindi al primo ecocardio fetale eseguito alla 26ª settimana di gestazione, durante il quale si evidenzia per la prima volta una sporadica extrasistolia, che viene confermata anche alla 31ª settimana di gestazione. E proprio per questo la ginecologa che aveva in cura la paziente dà indicazione di eseguire un ulteriore ecocardio fetale. A quest'ultimo ecocardio fetale, quindi eseguito il 7 settembre 2019, si evidenziava invece una bradiaritmia fetale persistente. Proprio per questo motivo veniva inviata presso il nostro centro, dove veniva ripetuto nuovamente l'ecocardio fetale, si rilevava una frequenza cardiaca di circa 74 battiti al minuto e si poneva l'indicazione quindi al ricovero e al monitoraggio presso la nostra unità operativa. Quindi durante il ricovero sono stati effettuati essenzialmente questi quattro passaggi, quindi lo screening per le patologie autoimmuni, perché come già ampiamente spiegato il dottore Caruso, spesso la bradicardia fetale si associa a una patologia autoimmune della madre, l'ecocardiografia fetale che veniva eseguita quotidianamente dai cardiologi e il monitoraggio invece cardiotocografico e la flussimetria che venivano eseguiti da noi ginecologi per la valutazione e il monitoraggio del benessere fetale. Durante il ricovero è stata eseguita anche la profilassi per la maturazione polmonare proprio per essere pronti ad eventuale espletamento del parto in qualsiasi momento. Per quanto riguarda lo screening per le patologie autoimmuni, è stato valutato tutto il pannello delle patologie autoimmuni, quindi sia a livello della tiroide, sia il lupus, sia la sindrome da anticorpi antifosfolipidi, insomma tutto è risultato negativo. Proprio per questo motivo non è stata eseguita la terapia con il desametasone, che invece poteva essere utile nel caso in cui la causa fosse appunto di tipo autoimmune. Poi veniva eseguita l'ecocardiografia fetale quotidiana dai nostri colleghi cardiologi, ma in tutti gli ecocardio la morfologia risultava sempre regolare, la funzione contrattile regolare e non vi erano segni di versamento pericardico o altri segni di scompenso cardiaco. Andiamo quindi alla parte che più interessa i ginecologi, quindi il monitoraggio del benessere fetale tramite la cardiotocografia e la flussimetria fetale. La cardiotocografia è una metodica di diagnosi che ci permette in modo non invasivo di valutare la frequenza cardiaca fetale mediante l'utilizzo di una sonda che è definita cardio, che viene posizionata in corrispondenza del dorso del feto, a seconda quindi della posizione del feto, e rileva la frequenza cardiaca fetale. E
Abbiamo poi la seconda sonda definita TOCO, che invece rileva le contrazioni uterine, ma in questo caso non ha alcuna importanza poiché si trattava di una paziente fuori travaglio. La cardiotocografia quindi ci permette di valutare, di rilevare, diciamo, delle alterazioni che possono essere indicative di ipossia fetale e acidosi metabolica, e ci permettono quindi di intervenire precocemente con l'espletamento del parto, prima di, proprio al fine di evitare i danni cerebrali o addirittura la morte fetale. Cosa registriamo? I parametri che andiamo a valutare sono la linea di base, la variabilità e la presenza di accelerazioni e decelerazioni. In particolar modo nel nostro caso clinico andremo a spiegare il significato della linea di base e della variabilità, perché sono i due parametri che ci interessano maggiormente. Quindi per linea di base intendiamo il livello medio della frequenza cardiaca fetale quando è stabile, quindi al di fuori di accelerazioni e decelerazioni, così come indicato da questa linea orizzontale tratteggiata. La linea di base ha dei valori normali compresi fra 110 e 160 battiti al minuto, per cui al di sopra di 160 parleremo di tachicardia fetale, al di sotto di 110 di bradicardia fetale. In particolar modo una bradicardia è moderata se è compresa fra 100 e 109, mentre risulta essere grave se inferiore a 100. Quindi in questo caso la consideriamo assolutamente patologica, così come nel nostro caso clinico. Fra un po' andremo a vedere poi il tracciato di ingresso. Quando abbiamo una bradicardia prolungata, solitamente per noi ginecologi la stretta con l'ipossia acuta, per cui attuiamo in questo caso la cosiddetta regola di 3, 6, 9, 12, 15 minuti, durante i quali si ha poco tempo, quindi per rilevare una bradicardia appunto persistente, definirla persistente, ed intervenire espletando il parto. Questo perché una bradicardia persistente è associata a sequele neonatali postipossiche importanti, e con una frequenza inferiore a 100 battiti al minuto per più di 3 minuti abbiamo una riduzione del pH progressiva di 0,01 al minuto. L'altro parametro abbiamo detto che è la variabilità, che indica delle fluttuazioni minori della linea di base, e viene valutato in un tratto di tracciato di un minuto, calcolata come differenza fra il battito, fra il picco più alto e il picco più basso della fluttuazione. Valori normali sono maggiori o uguali a 5. Questo è un altro indice molto importante, perché è il più significativo indice dell'omeostasi fetale e ci indica che si ha un buon controllo del sistema nervoso autonomo e una buona risposta del sistema circolatorio. Vediamo come nella classificazione dei tracciati cardiotocografici delle nostre linee guida la frequenza cardiaca inferiore a 100 battiti al minuto è uno dei parametri per definirlo patologico, quindi il tipo 3 è il tipo di tracciato patologico, quindi ci indica che si ha la possibilità di ipossia acidosi fetale e bisogna espletare il parto in tempi brevi. Questo è il primo tracciato che abbiamo avuto della paziente all'ingresso, quindi al nostro reparto. Si tratta di un tracciato, quindi per noi ginecologi, assolutamente patologico, che non avrebbe mai avuto una durata così lunga, perché avremmo espletato il parto in tempi molto più brevi, se non fosse stato un caso di questo tipo, quindi una bradiaritmia fetale che aveva quindi un'altra causa e non correlata quindi ad un'ipossia fetale. La frequenza cardiaca media era di 65-70 battiti al minuto e anche la variabilità era molto scarsa, inferiore ai 5 battiti al minuto. Durante il ricovero, quindi nei giorni successivi, quindi questo veniva classificato come patologico. Nei giorni successivi capitava di avere delle registrazioni di questo tipo, durante le quali avevamo dei tratti in cui veniva registrata una frequenza di circa 65 battiti al minuto e dei tratti in cui era esattamente il doppio, quindi circa 130 battiti al minuto. Avevamo anche dei tracciati che, come questo, potevano sembrare assolutamente normali, tranne in questo tratto cerchiato, che può essere considerato anche un artefatto in un tracciato assolutamente regolare. Anche alla registrazione con il Doppler pulsato, quindi con l'ecografia, capitava di rilevare una frequenza cardiaca di 65 battiti al minuto o di 130 battiti al minuto, sempre all'interno dello stesso esame, e andremo a spiegare poi successivamente il perché. L'altro metodo diagnostico per la valutazione del benessere fetale è rappresentato dalla flussimetria o velocimetria Doppler, che ci permette di
andare a valutare le alterazioni dei normali adattamenti emodinamici a livello dei distretti utero-placentare, feto-placentare e fetale. In particolar modo ci permette di identificare condizioni di ipossemia, ipossia o asfissia, dove per ipossemia indichiamo una fase iniziale del ridotto apporto di ossigeno in cui il feto comincia ad adattarsi. L'ipossia invece corrisponde ad una centralizzazione del circolo volta a preservare gli organi nobili, quindi il cosiddetto fenomeno del brain sparing, e l'asfissia invece è una condizione in cui si ha una riduzione dell'ossigeno anche a livello degli organi centrali. In particolar modo i parametri valutati sono stati l'arteria ombelicale, l'arteria cerebrale media e il flusso a livello del dotto venoso. L'arteria ombelicale ci dà indicazione del grado di compromissione sulla superficie vascolare di scambio, quindi in questo caso diciamo, viene utilizzata più che altro nella valutazione dei ritardi di crescita, quindi le insufficienze placentari, ed è uno dei primi parametri che si altera in questi casi. Quindi abbiamo in alto una velocimetria normale, quindi dell'arteria ombelicale, qui un aumento delle resistenze, quindi un aumento del PI, un'assenza dell'onda di fine diastole fino all'inversione della stessa onda. L'arteria cerebrale media invece ci dà indicazione sullo stato di vasodilatazione a livello cerebrale che indica proprio il fenomeno di brain sparing. Quindi in questo caso abbiamo un'onda normale, che sarebbe questa in alto, un'onda in cui si ha una lieve dilatazione moderata e un'altra, l'ultima, quella patologica, in cui si ha una marcata vasodilatazione. Quindi nel caso dell'arteria cerebrale media il PI scende, quindi si riduce. Un parametro invece molto importante, soprattutto nel nostro caso clinico, da valutare è il dotto venoso, che insieme al forame ovale e al dotto arterioso rappresenta uno shunt del sistema circolatorio fetale, origina dalla vena ombelicale, decorre verso l'alto, raggiunge la vena cava inferiore, quindi si dirige verticalmente verso l'atrio destro. Assicura quindi l'arrivo di sangue ossigenato a cervello e cuore bypassando il circolo epatico e polmonare. Questa è la tipica onda del dotto venoso in cui abbiamo la sistole ventricolare, quindi l'onda S, la diastole precoce e l'onda di fine diastole che indica la contrazione atriale. Il dotto venoso è molto importante nel monitoraggio del feto ipossico proprio per decidere il timing del parto. Queste sono delle scansioni in cui è possibile rilevarlo, quindi longitudinale o trasversale. Quindi possiamo dire che quando il feto ipossigenato entra in una fase di scompenso, aumenta la pressione in atrio destro e quindi rallenta il passaggio di sangue nel dotto venoso progressivamente, quindi progressivamente aumenta la pulsatilità fino ad un'inversione dell'onda A, come vediamo nelle immagini più in basso. Nel nostro caso clinico, tutti questi parametri sono sempre risultati regolari fino appunto all'espletamento del parto. Questo è avvenuto il 19 settembre, quindi dopo circa 11-12 giorni di monitoraggio, al raggiungimento della 34esima settimana più un giorno, quindi in epoca gestazionale in cui i rischi della prematurità sicuramente erano ridotti. Alla nascita avevamo quindi un neonato di sesso maschile con un peso di 2,450 kg, un pH di 7,4, quindi assolutamente normale. Quindi la diagnosi postnatale poteva essere, essendo stata una bradicardia in epoca prenatale, di bradicardia sinusale, di bigeminismo atriale non condotto, di blocco atrioventricolare. Diciamo che una serie di elementi anche in epoca prenatale ci indicavano poi quella che è stata la diagnosi postnatale, che era quindi di un blocco atrioventricolare 2-1. E questo ci poteva spiegare anche sia i tracciati cardiotocografici, in cui avevamo una doppia registrazione a seconda di come veniva captato il segnale, sia con il power, con il Doppler pulsato. Ringrazio tutti per l'attenzione e do la parola alla dottoressa Silvia Farrugio, che lavora appunto con cardiologia pediatrica e quindi ci darà delle informazioni poi sugli esami che sono stati effettuati dai cardiologi sia in epoca prenatale sia dopo la nascita, quindi per la conferma della diagnosi. Grazie. Allora, grazie Nita, complimenti per la presentazione. Allora, io volevo introdurre la dottoressa Farrugio, Silvia Farrugio, è una nostra specializzante, sta frequentando qui, conduce una tesi su quella che è l'ecocardiografia fetale, è chiaramente in stretto collegamento con la professoressa Valeria Caldi, che è direttore della scuola di specializzazione di Catania.
Io mi auguro che ci sia una collaborazione ed una probabile pubblicazione di quelli che sono questi dati che piano piano stiamo raccogliendo. Quindi brevemente tolgo la mia parola e la passo a Silvia. Prego. Buonasera, ringrazio Elio, la professoressa che mi hanno dato appunto questa opportunità. Riagganciandomi ad Anita, vi volevo far vedere il punto di vista del cardiologo. Questa è la frequenza fetale presa posizionando il cursore a livello ventricolare e, come vedete, la frequenza ventricolare calcolata era di 63 battiti al minuto. Come appunto ha detto Elio anche prima, era possibile misurarla posizionando il cursore a livello del tratto del flusso col pulsato. Questo invece appunto per quanto riguarda l'anatomia cardiaca, per farvi vedere che il bambino non aveva alcuna cardiopatia. E il bambino poi è nato da taglio cesareo alla 34esima settimana. L'ECG alla nascita mostrava appunto un BAB 2-1, questo è il suo tracciato, e il suo eco alla nascita mostrava appunto delle valvole atrioventricolari, dei tratti del flusso completamente normali, e questa anomala contrattilità dovuta appunto alla presenza del BAB. Giusto per farvi vedere appunto qualche altro caso clinico riguardante appunto le bradicardie date da canalopatie, questo è il caso di una paziente i cui i coniugi erano consanguinei con genetica positiva per la sindrome di Gervais-Lange-Nielsen, che è una sindrome in cui si associa il QT lungo e sordità neurosensoriale bilaterale. E inoltre avevano avuto già nella storia due figli deceduti, uno appunto per questa sindrome e uno per epidermolisi bollosa. L'ecocardio fetale della paziente mostrava appunto una bradicardia fetale con cuore anatomicamente normale, in realtà era proprio una lieve bradicardia, come possiamo vedere appunto da questo video. La frequenza ventricolare era di circa 110 battiti al minuto. Alla nascita il bambino mostrava appunto una bradicardia di 100 battiti al minuto e un QTC di circa 600 millisecondi. Questo diciamo è uno dei pochi casi che abbiamo visto in cui questa sindrome si è associata poi a una stenosi polmonare che il bambino ha sviluppato successivamente. Il trattamento che è stato eseguito secondo appunto quello che è stato il consensus di Drago è stato appunto il trattamento col propranolol e successivamente con nadololo. Questo invece è un altro caso clinico di BAV completo di una paziente che mostrava anticorpi per SSRO positivi. La diagnosi di bradicardia era stata fatta alla 21esima settimana. Il bambino aveva un cuore anatomicamente normale, per cui è stata intrapresa la terapia con desametasone. Questo appunto è l'ecocardio fetale in cui possiamo vedere questa anomala contrattilità del feto, con una frequenza atriale di circa 140 battiti al minuto e una frequenza ventricolare di 70 battiti al minuto. Alla nascita l'ECG mostrava un blocco atrioventricolare completo con ritmo di scappamento a frequenza media di 65 battiti. Il bambino non è stato sottoposto a nessuna terapia, in quanto comunque la frequenza ventricolare era sopra i 60 battiti e l'accrescimento comunque si è mantenuto costante e ora il bambino ha 2 anni, seguito in pollo secondo appunto il CG oltre diciamo tutti gli esami, non ha alcuna problematica. Passo la parola al dottore Caruso che completerà la discussione. Sì, allora, la causa più frequente di quelle che sono le bradicardie sinusali chiaramente è l'ipossia antissutale. Cosa bisogna fare? La prima cosa non è trattare la bradicardia, ma è trattare il supporto delle vie aeree. Abbiamo già detto quali sono le forme e le cause di bradicardia. Sicuramente l'ipotermia, le anomalie del sistema nervoso centrale, possono essere endocrinologiche, possono essere la sindrome da
tutti lungo, nei pazienti più grandi anche l'anoressia, le cardiopatie congenite, la post chirurgia, e vedremo poi dopo degli esempi, e le patologie autoimmunitarie. Cosa succede? Succede che abbiamo un cuore sano, un cuore viene operato e avvengono delle cicatrici che causano o aritmie o bradicardie. Quali sono le chirurgie che provocano il blocco atrioventricolare? Le chirurgie sicuramente che vanno eseguite a livello degli atri, come Mastard e Sending, il difetto atrioventricolare, la Fontan, il ritorno venoso polmonare anomalo totale e parziale, l'anomalia di Epstein, il canale e il difetto interatriale, oppure anche una semplice cannulazione di una vena cava superiore. Il blocco atrioventricolare congenito è molto raro, e sono uno ogni 15.000, uno ogni 20.000, con mortalità di 3,8%, diciamo, spesso associato alle cardiopatie congenite complesse. Può essere acquisito, può essere anche in iatrogeno. I segni e i sintomi sono dovuti alla gittata cardiaca. In epoca fetale cosa succede? Succede che se avviene una dilatazione delle camere cardiache, è quello che ci preoccupa, perché si può andare incontro ad idrope fetale e le caratteristiche elettrocardiografiche della bradicardia sono la frequenza cardiaca è rallentata, come già abbiamo detto, le onde P possono essere o non essere visibili, compresi QRS larghi o stretti, e i tipi di bradicardie più comuni in epoca preadiatica sono la bradicardia sinusale e il blocco atrioventricolare completo. Questo non sto qui a dire, a fare una lezione accademica su quello che è il BAV di primo grado, di secondo grado, i blocchi 2 a 1, i BAV avanzati e i BAV di terzo grado. Vediamo che nei BAV, e questa magari è una di quelle domande, i BAV di primo grado nei bambini non si tratta, di secondo grado quello che è il MOBIS 1 o il periodismo di Wegenbach, un progressivo allungamento del PR con un'onda P bloccata non condotta, il BAV di secondo grado dove abbiamo una P non condotta con intervalli PR costanti, e poi abbiamo dei blocchi 2 e 1, come vedete ci sono delle onde P che sono non condotte, e poi abbiamo il blocco atrioventricolare completo di terzo grado, che è quello più frequente. Cosa facciamo noi? Ricerca di eventuali cause, elettrocardiogramma, esame oltre le 24 ore, test ergometrico. Se non abbiamo nessuna notizia, è possibile nei bambini impiantare un loop recorder sotto cutaneo? Non è assolutamente difficile. Gli studi elettrofisiologici, punto interrogativo, in casi selezionati è chiaro che calcolare quello che è il tempo di recupero del seno, del nodo del seno, è difficile, sia col SAT che col SEF. Attualmente noi utilizziamo dei dispositivi, lo utilizzo anche nell'adulto, che sono molto piccoli quanto una monetina, che si mettono sotto cutaneo e si chiama un loop recorder, che a distanza in maniera telemetrica ci comunica quelle che sono le bradiaritmie. Cosa facciamo in terapia intensiva? Il bambino esce dalla sala operatoria, chiaramente ha degli elettrodi epicardici posizionati, si può attuare un pacing dagli elettrodi epicardici in confronto, se c'è una bradicardia mal tollerata emodinamicamente, se c'è un blocco, si può portare il paziente in sala di emodinamica e quindi accedere dalla vena femorale o giugulare a un PM, diciamo, temporaneo, fino a quando poi ci sono dei PM definitivi. Attenzione all'impianto di PM definitivi, perché nei bambini ci sono delle linee guida realmente strette. Non sto qui a dire quello che sono le linee guida PULSE quando la frequenza cardiaca è sotto 60 battiti al minuto con un compromissione emodinamica. Io vi ringrazio per l'attenzione. Non so se mi vedete ancora, un attimo solo. Mi vedete? Perfetto. Ok, passo la parola al dottore Di Mambro. Il dottore Corrado Di Mambro è un aritmologo, è il mio responsabile, il nostro responsabile proveniente dal Bambino Gesù, molto giovane e bravo, che si occupa di aritmologia pediatrica, che farà vedere semplicemente dei casi clinici molto interessanti che riguardano delle bradicardie o dei blocchi. A lui la parola. Buongiorno a tutti, grazie a tutti, grazie ai presenti, grazie a Elio per l'ottima presentazione, ma soprattutto per il bravo e il giovane. Allora,
una carrellata di casi clinici, almeno vediamo, mettiamo in atto quello che abbiamo imparato da Elio e dagli altri colleghi. Questo è un primo caso, il caso di Tony, un neonato che ha avuto un blocco atrioventricolare completo congenito da madre con lupus, nato alla 32esima settimana da taglio cesareo urgente logicamente peritrope e scarso accrescimento. Il peso alla nascita era di 1,270 kg. Logicamente da altra struttura è stato trasferito immediatamente presso una terapia intensiva neonatale di livello avanzato in mediocre condizioni generali. Al monitor presentava una frequenza cardiaca di 50 battiti al minuto e una pressione relativamente bassa. L'ecocardiogramma fatta in questa situazione non dava evidenza di cardiopatia congenita, ma il ventricolo sinistro appariva significativamente dilatato con una funzione sicuramente depressa, particolarmente per l'età. Questo era l'elettrocardiogramma di Tony, cioè un elettrocardiogramma dove vi era una frequenza atriale, un ritmo sinusale normale di circa 160 battiti, anzi addirittura anche tachicardico, quindi compensatorio per quanto riguarda il suo stress emodinamico, ma con un evidente blocco atrioventricolare completo con una frequenza di scappamento AQRS stretto di 50 battiti al minuto. Non vi erano anomalie della ricolorizzazione, non vi erano, almeno in questo caso, fortunatamente, anomalie e aritmie ipercinetiche. Che cosa abbiamo fatto? Come ci siamo comportati? Il peso è veramente basso, di conseguenza è stata intrapresa immediatamente una terapia farmacologica con isopralin infusione continua, aumentando lievemente quella che era la sua frequenza, ma mantenendo il bambino in vita, e al peso di circa 1,3 kg, non potendo fare altro, è stato impiantato un pacemaker temporaneo epicardico. Successivamente, cardiochirurgicamente, logicamente a 2 kg, è stato impiantato un pacemaker ventricolare, un pacemaker epicardico in modalità VVI con un posizionamento standard della cassa subito sotto ai retti dell'addome. La cosa importante è che non abbiamo portato immediatamente questo bambino a una frequenza standard della nascita, ossia dei 130-140 battiti al minuto, in quanto il bambino non era abituato ad andare a questo. Avremmo creato logicamente una situazione di maggior scompenso e questa è una raccomandazione fondamentale. Di conseguenza abbiamo incrementato la frequenza di pacing logicamente subito a 90 battiti al minuto e poi di settimana in settimana, incrementando di 20-30 battiti al minuto, siamo arrivati ai 130-140 compatibili appunto con l'età e facendo migliorare significativamente la situazione di Tony, che tuttora è seguito con il suo pacemaker. Questa è un'altra situazione, la situazione invece di Giuseppe. Giuseppe ha avuto un riscontro di bradicardia fetale alla 24esima settimana presso altra struttura, presso altro presidio ospedaliero, con una diagnosi sempre presso altra struttura neonatale di QT prolungato. E qui ritorniamo a quello che ci diceva Elio, quindi alla evidenza di bradicardia fetale come espressione in realtà di un'altra patologia, di un'altra malattia, spesso e volentieri anche più grave, ad esordio più drammatico, che è quello del QT lungo. Un'anamnesi positiva in famiglia per numerosa mortalità neonatale non mai ben definita. Tramite strutture appropriate è stato trasferito presso una terapia intensiva cardiochirurgica di livello avanzato in, devo dire, discrete condizioni generali. Il monitor, la frequenza era 55 battiti al minuto, una pressione ai limiti dell'accettabile, una saturazione ottima logicamente in area ambiente. La funzione ventricolare era una funzione sostanzialmente conservata, in questo caso il ventricolo sinistro appariva lievemente dilatato, anche in questo caso non vi era evidenza di cardiopatia congenita. Questo è l'elettrocardiogramma caratteristico di Giuseppe, ossia un ritmo sinusale tendenzialmente bradicardico per età, e questo ci può stare con la sua patologia, ossia 100 battiti al minuto, e un BAV, ossia un blocco atrioventricolare avanzato, vale a dire specificatamente 2-1, con una frequenza ventricolare di scappamento a 50 battiti al minuto circa. Un BAV 2-1 definito funzionale da QT marcatamente prolungato che è arrivato a toccare anche 650 millisecondi. Vediamo dopo anche episodi di torsione di pompa.
porta. Perché BAV2A1 funzionale? Ecco, questo è l'unico blocco atrioventricolare possibile nel QT lungo marcatamente prolungato. Ossia, non ci possono essere altre forme di blocco, non ci può essere altre forme di blocco avanzato, non ci può essere di solito un blocco di tipo completo, e questo fenomeno è dovuto non altro al fatto che la ripolarizzazione è talmente prolungata che l'attivazione ventricolare da parte di una normoattività atriale avviene solo una volta su due, perché logicamente trova, passando, arrivando al noto atrioventricolare, logicamente le fibre ancora depolarizzate. Queste erano delle fasi che faceva comunque Giuseppe in terapia intensiva, ossia alternava quel mostruoso elettrocardiogramma a quest'altro mostruoso elettrocardiogramma con vere e proprie torsioni di punta prevalentemente dovute alla sua canalopatia. Ecco, quindi in acuto che cosa abbiamo fatto? In acuto abbiamo infuso, infusione continua fino a un dosaggio anche estremamente elevato, esmololo e magnesio, magnesio per la stabilizzazione della membrana. In cronico attualmente, o meglio, subito dopo propranolol, e come diceva anche giustamente il dottor Caruso precedentemente, successivamente, ossia dall'anno di vita, nadolol e addirittura mexiletina. Ecco, questo è un po' un paradosso, cioè noi su un blocco atrioventricolare, su un soggetto che ci si presenta alla nascita in realtà con una marcata bradicardia, andiamo a infondere del beta bloccante. Perché siamo andati a infondere del beta bloccante? Siamo andati a infondere del beta bloccante anche in maniera aggressiva, non solo per curare le aritmie ipercinetiche che Giuseppe faceva, ma anche per rallentare il ciclo atriale e permettere praticamente, possiamo dire, di far sì che ogni singola onda P potesse scavalcare il nodo atrioventricolare e depolarizzare ottimamente i ventricoli, ottenendo quindi una frequenza sinusale più bassa di quella compatibile dell'età, ma sicuramente migliore e compatibile con la vita rispetto a quanto invece faceva precedentemente. E quindi abbiamo ottenuto, come si vede, un ritmo sinusale a circa 90 bpm normo condotto, con oltretutto soppressione delle aritmie ventricolari. L'esmololo non è di utilizzazione standard in questo caso, ma noi in questa situazione abbastanza drammatica abbiamo fatto riferimento fortunatamente anche alla letteratura, seppur scarsa, seppur molto di nicchia, che prevedeva l'utilizzo dell'esmololo appunto in questo tipo di situazioni. Questa è l'analisi genetica relativamente di recente di Giuseppe, che è andata a confermare una anomalia a carico del gene KCNH2 e di conseguenza a confermare una sindrome del QT lungo di tipo 2, attualmente in ottime condizioni generali, non ha aritmie significative e esegue i suoi follow-up crescenti. Alice Maria, quello che abbiamo definito l'eccezione che conferma la regola. Perché? Perché anch'essa ha avuto una diagnosi fetale di blocco atrioventricolare completo, in questo caso alla 21ª settimana. Taglio cesareo alla 36ª per idrope, ha un peso di circa 2 kg, è trasferita una terapia intensiva cardiochirurgica in condizioni generali discrete. Questi sono i parametri dal monitor che potete vedere, con una frequenza di circa 60-65 e un ecocardiogramma in assenza di cardiopatia congenita, ma con un ventricolo sinistro sicuramente globoso, con moderata severa riduzione della cinesi globale, una frazione di eriezione fino al 40-45%. E questo è stato il suo primo elettrocardiogramma, un elettrocardiogramma con un ritmo sinusale, si può vedere dalle tante onde P segnate con il cerchietto rosso di 145 battiti al minuto, e un BAV completo con scappamento purtroppo anche a QRS largo, e quindi con, che è un segno prognostico che sappiamo tutti essere anche in Fausto, con una frequenza ventricolare di circa 60 bpm, ma con un QT marcatamente prolungato e addirittura con segni di instabilità elettrica propria della sindrome del QT lungo. Cioè, che cosa ci siamo andati a trovare davanti? Ci siamo andati a trovare l'eccezione di quello che può succedere nel caso di Giuseppe, ossia un QT lungo associato a un blocco atrioventricolare. Ma in questo caso non era il QT così tanto lungo da determinare il famoso BAV2A1 funzionale possibile, oltretutto il QT era più corto rispetto a quello del caso fatto vedere precedentemente, ma in poche parole la situazione era che la bambina si trovava a avere verosimilmente più mutazioni, più problemi logicamente riguardanti il sistema di conduzione, con una overlapping di QT lungo, sindrome di QT lungo e anomalie per ciò che riguarda la conduzione atrioventricolare.
Alice Maria faceva anche dei brevi episodi di TV polimorfa, chiamiamola torsione di punta, anche estremamente, estremamente rapidi. Bene, che come ci siamo comportati con questa bambina? Qual è stata la terapia in acuto? Ecco, qui abbiamo avuto tanti punti interrogativi che non hanno portato a nessuna terapia, perché fare un farmaco che potesse aumentare la conducibilità all'interno del sistema di conduzione, tipo di supranalina, peggiorava logicamente la situazione del QT lungo. E utilizzare un beta bloccante, a differenza di Giuseppe, visto che la situazione, la base fisiopatologica era completamente diversa, poteva peggiorare logicamente il blocco completo. Ecco, insomma, quindi siamo stati costretti, e oltretutto il peso ce lo permetteva, a un impianto cardiochirurgico in seconda giornata di vita, con un pacemaker epicardico, anche in questo caso VVI, logicamente, e anche in questo caso progressivamente portando una frequenza di pacing in circa 15 giorni da 90 a 130 battiti al minuto. Successivamente il device ci ha permesso di iniziare una terapia beta bloccante appropriata per QT lungo, ossia propanololo, e poi sostituito come al solito a un anno di vita presso già solo e soltanto in attività ambulatoriale con il farmaco più di scelta in questo caso, ossia il nadololo, in un soggetto protetto dal pacemaker. E questo è il pacemaker di Alice Maria, che è un pacemaker VVI con una caratteristica diversa rispetto a quella vista precedentemente per Tony, il primo bambino visto, con la cassa alloggiata all'interno del cavo pleurico destro. Questa è un'altra metodica di tipo chirurgico. Qui sembra enorme la cassa del pacemaker stesso, ma considerate che questo pacemaker monocamerale si chiama Micron, è il pacemaker più piccolo che esiste, ma in questo caso andava quasi a occupare l'emitorace di tutta quanta la bambina. Sono cerchiate in rosso, come era successo anche precedentemente, i due elettrodi bipolari che sono stati normoposizionati, come giusto che sia, a carico dell'apice ventricolare, dell'apice ventricolare sinistro, perché è quello che noi sappiamo essere nei neonati il meccanismo per non determinare scompenso da praticamente da PM cardiopatia indotta. Attualmente le condizioni di Alice Maria sono buone, prevede un normale accrescimento, l'elettrocardiogramma è questo, è un elettrocardiogramma logicamente con blocco completo, è un elettrocardiogramma con una stimolazione ventricolare ottimale, anche con una riduzione dell'intervallo QT, una positività poi nel tempo si è vista a carico anche in questo caso del gene KNCH2, quindi positività per long QT syndrome di tipo 2, e una non nota per questo BAV completo. Siamo rimasti con il punto interrogativo, ma con familiarità e tanti puntini. Non sto qui a dilungarmi. In occasione della nascita della bambina, il papà ci ha portato in visione degli elettrocardiogrammi a cui non dava peso, che presentavano blocchi atrioventricolari 2 a 1 e blocchi bifascicolari mai indagati, e quindi insomma questo ci ha fatto, sicuramente ci può far pensare a un qualcosa di genetico. Attenzione che dopo l'impianto del pacemaker e con una terapia, se con un impianto di pacemaker monocamerale, con una terapia massimale beta bloccante, l'ecocardiogramma è andato praticamente a normalizzarsi, il ventrico sinistro appariva lievemente globoso, la frazione di iniezione era perfetta, e questo è andato a confermare quello che abbiamo studiato ultimamente, che quindi il pacing del ventricolo sinistro nei neonati, negli infants, quindi può non dare, come si poteva pensare precedentemente, dei fenomeni di dissincronia, e quindi i bambini possono crescere normalmente anche solo con una stimolazione monocamerale anche per tanto tempo, fino almeno a 5 anni. Vado verso conclusione. Questo è un caso Emily, non Emi in realtà, che ci è capitato recentemente presso il CCPM di Taormina, un ampio DIV ad estensione posteriore chiuso chirurgicamente, si è dato in un BAV avanzato da prima 2-1, 3-1 e successivamente anche completo nell'immediato post operatorio, con poi logicamente durante l'operazione un posizionamento di pacemaker temporaneo. Pacemaker temporaneo che ha funzionato bene, ci siamo messi in attesa logicamente come da linee guida. Ma in realtà in terza, quarta giornata post-operatoria abbiamo cominciato a vedere un malfunzionamento dello stesso, ma tuttavia con un'attività di scappamento ventricolare discreta, 75 battiti al minuto, senza una compromissione emodinamica. E questo è l'elettrocardiogramma che fa vedere nella bambina il blocco atrioventricolare completo e gli spike completamente a caso di manifestazione di malfunzionamento del device temporaneo,
purtroppo può succedere. Come ci siamo comportati quindi con Emily? Abbiamo deconnesso il pacemaker temporaneo non funzionante, non lo abbiamo riposizionato, abbiamo deciso insieme ai cardiochirurghi di non risottoporre la bambina ad un nuovo stress, lo abbiamo deconnesso anche per evitare teorici fenomeni, possiamo dire, di spike di R, quindi di stimolazione su T, e abbiamo iniziato la terapia con desametasone, un po' questo mutuandola dalla terapia dei blocchi atrioventricolari fetali, che ci ha fatto vedere precedentemente il dottor Caruso, a questo dosaggio, perché sappiamo che il desametasone, come è riportato in letteratura, è il corticosteroide che più ha trofismo per il sistema di conduzione, pensando e sperando logicamente che questo fenomeno di blocco atrioventricolare fosse più e soltanto da edema della zona, dell'ampia zona trattata chirurgicamente, che non una vera e propria lesione chirurgica del sistema di conduzione, monitorizzando logicamente la bambina nel tempo. Fortunatamente le cose sono andate bene, fortunatamente con Emily, subito dopo due giorni abbiamo cominciato a vedere un miglioramento dell'elettrocardiogramma. La frequenza cardiaca è cambiata, al monitor abbiamo visto dei numeri che ci piacevano molto di più, ecco questo 122, seppur dovuti a un ritmo giunzionale competitivo, ogni tanto interrotto da ritmi sinusali di cattura, per poi arrivare a un ritmo sinusale normo condotto a 125, un ritmo bellissimo che tuttora Emily mantiene, scongiurando il pacemaker definitivo come assolutamente da linea guida, cioè dopo aver aspettato i cosiddetti fatidici 7-10 giorni post blocco iatrogeno, come le linee guida nazionali e internazionali fortunatamente ci impongono. Vado verso la conclusione. Alessandro è stato molto meno fortunato di Emily, una cardiopatia congenita complessa, status post cardiochirurgia complicata da un BAF completo brutale, come si vede in questa foto, quindi con la deconnessione momentanea del pacemaker temporaneo, persistente per un periodo superiore ai 7 giorni, e che ha dovuto poi impiantare un pacemaker definitivo e che tuttora sta bene. Io, facendo riferimento a quello che ha detto anche Elio precedentemente, facevo vedere solo due slide rapidamente riguardanti la differenza del blocco atrioventricolare 2-1, in questo caso nascosto da una JET, dove il PP, che Elio chiamava AA logicamente all'interno della valutazione fetale, è perfettamente uguale, costante o al limite lievemente variabile, come da quella che viene definita aritmia sinusale ventricolofasica, ma con una risposta ventricolare che è la metà di quello del PP, mentre questo elettrocardiogramma, che può essere simile, che può essere scambiato per un blocco atrioventricolare parossistico 2-1, invece è un elettrocardiogramma sempre in un soggetto sottoposto a cardiochirurgia, sicuramente molto più semplice, un elettrocardiogramma molto più confortante, perché è un elettrocardiogramma con un ritmo sinusale normo condotto, interrotti da dei battiti ectopici sovraventricolari in alcuni casi normo condotti, in alcuni casi non condotti perché particolarmente anticipati ai ventricoli, e dove però l'EP si vede, sono l'intervallo PP è estremamente variabile e non è compatibile logicamente con un blocco atrioventricolare di tipo 2-1, quindi di grado avanzato, e quindi insomma è una situazione assolutamente gestibile senza terapia. Ringrazio tutti voi, ringrazio dottor Agati, ringrazio dottor Caruso e chi ha parlato precedentemente a me. Arrivederci. Ritorno io, scusate, avevo il piacere di introdurre l'amico e il collega dell'Università di Padova, che è il dottore Federico Migliore, è un elettrofisiologo. Capisco che ci discostiamo un po' da quello che sono le bradicardie in epoca fetale e neonatale, ma volevo introdurlo per una successiva collaborazione, anche perché le domande sono state molto frequenti per quello che sono le anomalie delle onde T in ambito neonatale, in ambito pediatrico, e quindi volevo passare la parola a lui per questo articolo grosso che lui ha pubblicato, magari ci può dare qualche chicca breve ma importante. Grazie Federico.
Sì, grazie. Potete sentirmi? Sì? Sì, sì, sì. Allora, intanto grazie per l'invito, perché è veramente gradito. Allora, vediamo se riesco. Ok. Vedete lo schermo? Sì, perfetto, perfetto. Sì, sì, sì. Benissimo. Allora, probabilmente sapete che la principale causa di morte cardiaca improvvisa nei giovani, i giovani intendiamo soggetti che hanno un'età inferiore a 35 anni, generalmente sono bambini o soggetti in età dell'adolescenza, sono le cardiomiopatie. Sapete che sono delle malattie primitive del miocardio e le principali cause di morte cardiaca improvvisa sono la cardiomiopatia aritmogena e la cardiomiopatia ipertrofica. Il primo messaggio che voglio darvi è che state ben attenti che nella maggior parte dei casi questi pazienti che hanno queste cardiomiopatie hanno un elettrocardiogramma a 12 variazioni basale che è alterato sia in termini di alterazioni della depolarizzazione ma soprattutto anche della ripolarizzazione. Perché come vedete, per esempio, un paziente con cardiomiopatia aritmogena ha delle onde T negative nella forma ventricolare destra, queste si localizzano nelle precordiali destre, quindi V1, V2, 3. Anche nella cardiomiopatia ipertrofica, vedete, oltre a degli importanti voltaggi che stanno a significare un'ipertrofia del ventricolo, anche qui abbiamo delle importanti onde T negative, soprattutto in sede laterale, quindi V4, V5, V6 o D1 e AV. Questo è molto importante perché questo semplice esame, poco costoso, ci può aiutare nell'identificare pazienti giovani affetti da queste cardiomiopatie potenzialmente a rischio di morte cardiaca improvvisa e quindi prevenire la morte improvvisa in questi soggetti. Un secondo messaggio che voglio darvi è questo, che la manifestazione fenotipica sia in termini di diagnosi che di manifestazione fenotipica ritmica e anche di morte cardiaca improvvisa è spostata verso l'età adolescenziale o nella giovane età. In altri termini è raro fare una diagnosi e avere un rischio aritmico in soggetti che hanno un'età inferiore, diciamo, ai 14-15 anni. Questo vale sia per la cardiomiopatia ritmogena ma anche per la cardiomiopatia ipertrofica. Bene. Voi sapete che in Italia i soggetti che vogliono, generalmente sono giovani, sottoporsi a un'attività sportiva di tipo agonistico, devono effettuare uno screening. Questo screening tutto italiano che viene da una parte viene anche criticato soprattutto dagli Stati Uniti, è caratterizzato dall'esecuzione di un elettrocardiogramma a 12 derivazioni, proprio perché, come vi ho detto prima, ha il compito di identificare quelle alterazioni che possono essere alla base di cardiomiopatie potenzialmente aritmogene, quindi a morte cardiaca improvvisa. Un altro concetto è che generalmente questo screening viene effettuato dai 12 anni in su, proprio per quello che vi dicevo prima, perché la diagnosi, trovare un bambino con età inferiore a 12 anni affetto da una cardiopatia primitiva è abbastanza raro e quindi l'età consigliata per effettuare uno screening per identificare queste forme di cardiomiopatia è intorno dai 10-12 anni, non prima. Questo screening, con l'utilizzo di un semplice elettrocardiogramma, ha dimostrato di essere in grado di ridurre in modo significativo l'incidenza di morte cardiaca improvvisa nei nostri giovani atleti. Nei bambini e negli adolescenti c'è un problema però, perché come sapete l'elettrocardiogramma è apparentemente caratterizzato da delle alterazioni anche importanti, soprattutto della ripolarizzazione, vedete delle onde T negative che in questo caso vanno da V1 a V2 a V3, allora la domanda che ci dobbiamo fare è se queste alterazioni sono benigne o possono nascondere una sottostante cardiomiopatia, quindi una patologia cardiaca potenzialmente a rischio di morte improvvisa. In passato, questo elettrocardiogramma veniva etichettato come la persistenza di un pattern della ripolarizzazione tipica del giovane e quindi considerato assolutamente come benigno. Quello che noi abbiamo voluto valutare è la prevalenza di queste onde T negative soprattutto nelle precordiali destre, il significato clinico nei bambini, e per bambini intendo soggetti con età inferiore a
di 18 anni, in questo studio erano più di 2.000 bambini con età media intorno ai 13-14 anni, che andavano incontro ad uno screening perché volevano effettuare un'attività sportiva di tipo agonistico. Ovviamente tutti i bambini sono stati sottoposti ad un semplice elettrocardiogramma a 12 derivazioni. Com'è che sono state classificate le alterazioni elettrocardiografiche? Beh, secondo quello che noi abbiamo recentemente suggerito alla comunità scientifica, ovvero delle alterazioni di primo tipo, che sono quelle molto comuni nei soggetti giovani che fanno attività fisica, perché sono correlate all'attività fisica. E come vedete, alla base c'è un ipertono vagale, quindi una bradicardia sinusale, e un blocco di primo grado o un blocco di branca destra incompleto. Diverse invece sono quelle alterazioni di tipo 2 che non sono comuni, e tutto ciò che non è comune generalmente si associa ad una potenziale sottostante patologia cardiaca. Non sono associate all'esercizio fisico e, guardate bene, viene classificata come alterazione di tipo 2, quindi non comune, la presenza di onde T negative. Questa è la flowchart, è quello che abbiamo trovato in questi bambini, 2.700 bambini screenati con esame obiettivo e ovviamente l'elettrocardiogramma. Questi esami ci ha portato ad una diagnosi di una sottostante patologia cardiaca in 33 bambini, ovvero l'1.2% sul totale. Vi faccio notare, tenete bene a mente, questo valore di falsi positivo del 7%. Per i più giovani, per gli specializzandi, vi ricordo che questo significa che queste alterazioni in questi soggetti in cui abbiamo trovato delle alterazioni, o elettrocardiografiche o l'esame obiettivo, alla fine non avevano una patologia cardiaca sottostante. Quindi un numero relativamente alto. Ma vediamo bene questi bambini che alterazioni elettrocardiografiche avevano. Beh, l'alterazione elettrocardiografica più frequente era la bradicardia sinusale, niente di nuovo perché ovviamente vi è un ipertono vagale, quindi assolutamente benigna, poi come vedete un blocco di primo grado, ma soprattutto anche 10% dei casi un blocco di branca destra incompleto. Però una percentuale non indifferente, circa 6% di bambini, aveva delle onde T negative. Onde T negativi in almeno due derivazioni contigue. Allora la domanda che qui ovviamente dobbiamo farci è se queste alterazioni sono totalmente benigne oppure nascondono una sottostante patologia cardiaca, in particolar modo cardiomiopatie. In effetti il 2.5%, quindi un'incidenza anche relativamente non trascurabile, di pazienti che avevano delle onde T negative avevano una sottostante diagnosi all'ecografia, quindi un esame, anche se volete, di secondo livello, comunque relativamente semplice, di una cardiomiopatia ritmogena o ipertrofica. Andiamo nel dettaglio per quello che ci interessa di più. Queste onde T negative nelle pericardiali destre. Il 4.7% di questi bambini aveva delle onde T negative in almeno due derivazioni, da V1 a V3, e guardate bene che in questi soggetti abbiamo riscontrato alla fine, grazie a un esame di secondo livello, l'ecocardiogramma, abbiamo effettuato una diagnosi di una cardiomiopatia aritmogena totalmente asintomatica, ma vi ricordo potenzialmente a rischio di morte cardiaca improvvisa, soprattutto se associata all'esercizio fisico. Quello che è interessante è che abbiamo osservato una correlazione significativa tra la prevalenza di onde T negative nelle pericardiali destre con l'età. Vedete come all'aumentare dell'età, qui sotto, vi è una significativa riduzione della prevalenza di queste onde T negative. E soprattutto nei soggetti, nei bambini con età inferiore a 14 anni, la prevalenza è relativamente alta, 8%. Ma la prevalenza è relativamente bassa, quindi un fenomeno abbastanza raro, 1.7%, nei pazienti che hanno, nei bambini che hanno un'età superiore ai 14 anni. Abbiamo poi osservato anche che vi è una correlazione tra presenza di onde T negative e lo sviluppo puberale. Nello specifico, i pazienti
i bambini con uno sviluppo puberale incompleto, secondo quello che conoscete molto meglio di me, gli stadi di Tanner, hanno una prevalenza più significativa di onde T negative. Questo vale anche per il body mass index, cioè i bambini con sottopeso hanno una prevalenza più alta di onde T negative nelle precordiali destre. Ma quello che è importante è che abbiamo osservato che in realtà non è soltanto un problema di età, perché come sapete l'età è un dato anagrafico. Quell'unico predittore indipendente di prevalenza di onde T negative nelle precordiali destre era lo sviluppo puberale incompleto. In altri termini, quindi, in un bambino con lo sviluppo puberale completo, che generalmente avviene intorno ai 14 anni, trovare delle onde T negative in almeno due derivazioni, soprattutto nelle derivazioni precordiali destre, è un fenomeno relativamente raro e quindi deve essere assolutamente indagato, perché può nascondere una sottostante cardiomiopatia strutturale a rischio di morte cardiaca improvvisa. In effetti, vedete bene che quei bambini in cui abbiamo fatto una diagnosi grazie a un semplice elettrocardiogramma di cardiomiopatie ipertrofica o ritmogena, avevano tutti quanti uno sviluppo puberale completo. Questo è un esempio, un bambino di 14 anni, totalmente asintomatico, all'elettrocardiogramma onde T negative in V1-V2, sviluppo puberale completo, e purtroppo all'ecocardiogramma abbiamo trovato una cardiomiopatia aritmogena, asintomatica ma potenzialmente a rischio di morte cardiaca improvvisa. Un altro esempio, un bambino di 15 anni, anch'esso asintomatico, sviluppo puberale completo, presenta delle T negative in sede laterale di una VL, ecocardiogramma tipico di una cardiomiopatia ipertrofica, vedete un setto molto ipertrofico, anche in questo caso asintomatico ma a rischio di morte cardiaca improvvisa. Bene, e ci avviamo alla conclusione. Però come facciamo a differenziare queste onde T negative, vedete, giganti, tipiche di una cardiomiopatia aritmogena nelle derivazioni precordiali destre, da queste T negative giganti, tipiche però di un soggetto giovane che fa attività sportiva, e questo pattern sapete bene che lo chiamiamo un pattern di ripolarizzazione precoce. Beh, la diagnosi è relativamente semplice, perché vedete che nei soggetti che hanno delle T negative, ma che hanno benigne perché nascondono una ripolarizzazione precoce, vedete come il punto J e il tratto ST sono soprasdivellati, a differenza invece delle onde T negative tipiche delle cardiomiopatie in cui il punto J, soprattutto il tratto ST, non è assolutamente soprasdivellato. Bene, e concludo dicendo che una corretta non solo prevalenza delle T negative, ma una corretta interpretazione quindi della morfologia, in accordo anche con lo sviluppo puberale del bambino che andiamo a screenare, se vuole fare un'attività sportiva con un semplice elettrocardiogramma, ci può portare ad una riduzione di quel numero di falsi positivi che, come abbiamo visto, passa da un 7%, e analizzando tutte queste, la prevalenza, la morfologia e la relazione con il gruppo puberale, ci può portare a una riduzione di falsi positivi al 3%, e il che significa che quindi lo screening con questo semplice elettrocardiogramma è assolutamente più accurato e possiamo anche migliorare il cosiddetto costo efficace. In conclusione, stiamo ben attenti che i bambini e gli adolescenti possano avere degli elettrocardiogrammi molto alterati. Però nella maggior parte dei casi queste alterazioni sono assolutamente benigne. Trovare delle T negative in soggetti giovani con un sviluppo puberale completo, che ripeto in genere è intorno ai 14 anni, è un fenomeno raro e deve sempre farci sospettare la presenza di una sottostante cardiomiopatia aritmogena, potenzialmente a rischio di morte cardiaca improvvisa, e quindi con un semplice analisi corretta dell'elettrocardiogramma noi possiamo salvare la vita a questi bambini. Vi ringrazio per l'attenzione. Grazie Federico. Elio, sì, scusami. Federico, se chiudi la condivisione. Arrivo subito. Ok, grazie. Allora, Elio aveva preparato delle domande un po' carine così da fare a fine presentazione. Adesso io le inoltriamo e vediamo insomma insieme cosa il risultato, insomma, se siamo riusciti a passare un messaggio
con questo webinar? Questa è la prima domanda. Anche i panelist, se ci hanno voglia. Si tratta di domande assolutamente anonime, risposte soprattutto a domande non anonime, risposte anonime. Mi sa che qua hanno studiato tutti bene. Questa la sapevo. Aspettiamo qualche altro minuto. Ok. Risposto qualcuno? Ok. Che dici? Perfetto. Allora, diciamo che la risposta è corretta. Allora, sostanzialmente un blocco atrioventricolare completo, post-chirurgico, quindi in terapia intensiva, non si fa mai un trattamento aggressivo in prima giornata post-operatoria, e noi aspettiamo circa 7-10 giorni affinché quello che possa essere un'infiammazione del tessuto di conduzione possa recuperare sostanzialmente, questo secondo linea guida, che sono quelle dell'ESC nel, diciamo, 2013, sostanzialmente, del Consensus Conference di Trau. Questa è la prima domanda un po', diciamo, più, secondo me, semplice, quello che può essere utile a chi potrebbe in teoria lavorare in una terapia intensiva post-cardiochirurgica. Possiamo passare alla prossima, se vuoi. No, scusa, volevo ricordare che in qualsiasi caso è possibile fare delle domande. Alzando la mano, c'è l'opzione sia sul telefonino che sui computer, alzando la mano, se qualcuno vuole fare ulteriori domande, alla fine delle domande e risposte è possibile farlo. Adesso andiamo con l'altro. Vabbè, è troppo facile. Anche i chirurghi lo sanno. Eccoci qua. Ok. Allora, blocco atrioventricolare primo grado in paziente asintomatico, quale terapia eseguire in età pediatrica? La risposta è correttissima, nessuna. Nessuno, il blocco atrioventricolare di primo grado, un semplice prolungamento dell'intervallo PR, e che se asintomatico, come sempre asintomatico, non richiede nessuna terapia, addirittura non evolve in nessun tipo di blocco avanzato. Questa è una risposta corretta. Quando dici tu, se ci siamo. Perfetto, l'ingestione accidentale di farmaci è un caso che personalmente mi è capitato in un ospedale pediatrico. La prima cosa da fare è l'anamnesi materna, perché se la madre è affetta da cardiopatia, il bambino è asintomatico, non ha storia di cardiopatia congenita,
ed è lasciato a casa a 5 anni, magari gironzola per casa e prende dei beta bloccanti della mamma, e quindi a secondo dei beta bloccanti il bambino può andare in una bradicardia anche con diversi gradi di blocco, ma può essere lievemente sintomatica. Il bambino va tenuto in osservazione, monitorizzato, il bambino va ricoverato in terapia intensiva, contattato il centro antiveleni, può essere fatto il carbone attivo e chiaramente aspettare quella che è l'emivita del farmaco. Questa è la risposta. Possiamo passare, se vuoi, alla prossima. Sì, sulla prima è solo ecocardiogramma. Dico, non è ecocardiogramma, è oltre, è un errore del sistema. Eccoci qua, vai. L'audio. Scusate, è un bambino che seguo dall'età della nascita, è un bambino di 7 anni che giunge in ambulatorio per visita cardiologica ed elettrocardiogramma, un bambino asintomatico, non ha mai avuto ipotimie e sincope, viene per fare degli accertamenti sportivi, esegue un elettrocardiogramma di base, una frequenza cardiaca di 70, ma è in BAB di terzo grado. Qual è il primo esame che faccio? Chiaramente faccio un ecocardiogramma, se ci sono delle cardiopatie congenite, se c'è un ventricolo sinistro che è dilatato. Chiaramente col tempo programmo un holter e quello che devo fare, come abbiamo già detto, è il test ergometrico da sforzo per vedere quale sia l'incremento cronotico del paziente. Il paziente sta bene, ha un ritmo di scappamento giunzionale massimo 110 battiti al minuto a QRS stretto, il ventricolo sinistro non è dilatato, non ha indicazione di impianto di pacemaker, gioca, sta tranquillo, quindi continuiamo a seguirlo in follow up. Diciamo che la risposta corretta è l'ecocardiogramma come primo esame ed holter successivamente, ma un test ergometrico per valutare quello che è l'incremento cronotropo. Qua devi essere convincente, perché le risposte... Allora, sostanzialmente è una domanda un po'... Sì, allora diciamo che sì, sono contento perché la risposta più esatta è la trasposizione congenitamente corretta delle grandi arterie. Nella trasposizione congenitamente delle grandi arterie il sistema di conduzione elettrico è dislocato molto superficiale e come dicevo prima ricordo un caso alla Stanford University di un semplice cateterismo cardiaco, di una doppia discordanza, quindi introducendo un catetere in atrio e in ventricolo il paziente è andato incontro subito a valvo atrioventricolare completo, quindi massaggiato nel lettino di emodinamica. E questa è la risposta più corretta, più idonea. Okay. Sono contento. Ultima domanda, e poi si possono aprire le telecamere per i saluti finali. Eccoci qua. Allora, aspetta. Sì, scusa, ho attivato il microfono. Se la stanno studiando.
Avevo attivato il microfono. Ok, vai. Allora, diciamo che la domanda non è semplicissima, però è stata corretta. La stimolazione antrale incrementale mediante pacing temporaneo esterno per testare il punto Wegenbach. Cioè noi abbiamo un bambino di 3 giorni di vita in una terapia intensiva post-cardiochirurgica, ha dei fili quindi temporanei esterni, al monitor abbiamo una frequenza cardiaca di 150 battiti al minuto che è sinusale, solo che all'uscita di sala operatoria riscontro gli anestesisti un babbo completo. Il bambino recupera il suo ritmo, però l'anestesista ci dice: mi fai vedere se il suo nodo atrioventricolare funziona? Come lo testiamo? Lo testiamo. Allora, noi abbiamo degli elettrodi temporanei azzurri che abbiamo visto in quella fotografia, colleghiamo un pacemaker esterno sui fili atriali, eseguiamo un pacing atriale incrementale fino a circa 220 battiti al minuto. Se arriviamo a 220 battiti al minuto in un neonato di 3 giorni di vita, vuol dire che il suo sistema di conduzione sta funzionando. Se chiaramente l'incremento dai fili esterni si blocca, cosiddetto in termini proprio semplici, a 120-110 battiti al minuto, vuol dire che il sistema di conduzione non sta funzionando. Questo è un test per valutare il punto Wegenbach, quindi i paritismi di Luciano Wegenbach dopo il postoperatorio. Ok. Adesso se ci sono saluti, è possibile aprire le telecamere, salutare o piuttosto... I saluti finali di Elio. Sì, allora. E di Corrado, naturalmente. Sì. Allora, innanzitutto ringrazio il dottor Agati perché è l'organizzatore di questi eventi. Io sono uno dei coinvolti assieme al dottore Di Mambro e contemporaneamente sto coinvolgendo la dottoressa Farrugio. Ringrazio realmente la dottoressa Calvi perché da tanto tempo che non la vedo ho il piacere di vederla. Sono contento di accettato questo invito perché capisco che è la cardiologia pediatrica, lei è un aritmologo e un elettrofisiologa, per questo è stato coinvolto, il direttore del Dipartimento dell'Università di Catania della Scuola di Specializzazione, è stata il mio mentore. Per me è un piacere rivederla realmente emozionante dopo tanto tempo e tanti anni, soprattutto in questo periodo di Covid. Ringrazio Federico che è stato subito disponibile. Ringrazio la dottoressa Anita Catavorello della nostra ginecologia che si trova a casa sua e che rapidamente ha preparato un caso per collaborare con noi. Sono contento e spero di poter ripetere con voi il Sasha è già stato ringraziato ampiamente perché l'organizzazione è tutta sua. Sono contento e spero di rivederci. Non so se ci state rivedendo. Valeria, un saluto da parte tua. Eccomi, grazie. Anch'io sono emozionata, ripeto, è un piacere vedere crescere le persone a cui noi diamo le basi, che innaffiamo quando sono pianticelle e poi da sole autonomamente crescono come Elio e come tanti altri. Grazie a te Sasha per l'ospitalità, a Corrado Di Mambro, grazie a tutti, è stato veramente un piacere oltre che interessante. Grazie. Sì, sì. Un saluto a tutti. Ciao a tutti. No, grazie, ciao. Grazie. Ciao, grazie. Grazie. Ciao, grazie a tutti. Ciao a tutti, grazie. Grazie, grazie, ciao. Ciao, grazie. Franco Lilli da Messina, Ilenia. Potete salutare chi vuole. A presto. Ciao, buona giornata.